rivolgere a nome dell'Avvocatura dello Stato e mio personale il più cordiale benvenuto a tutti i partecipanti alla celebrazione della 19ª edizione del Premio delle Ragioni della Nuova Politica, che è stato istituito, lo ricordo, già l'indomani della nascita dell'Associazione Culturale l'Alba del Terzo Millennio, fondata proprio nel 1996 dalla Presidente, la dottoressa Sara Iannone, che è un infaticabile protagonista di questi eventi e prodiga tutte le sue energie e le sue impegno senza risparmiarsi. Sono più di 10 anni che l'evento connesso alla celebrazione del premio si svolge presso la Sala Magnifica dell'Avvocatura Generale dello Stato e come anche altre significative cerimonie che sono state organizzate proprio dall'Associazione. Questa edizione, come ricordava la Presidente, si svolge in presenza dopo una parentesi in cui non abbiamo potuto assicurare le condizioni di sicurezza e quindi abbiamo preferito non far svolgere la cerimonia. Comunque, come si ricordava, in ogni caso l'edizione si svolge in presenza ma con tutte le cautele, le precauzioni, i controlli, proprio per assicurare sicurezza e tutela della salute. E quindi è anche un segno, direi, tangibile di speranza di una ripresa lenta, ma speriamo inesorabile. I premi e le iniziative sono importanti e dimostrano apertamente la vocazione culturale indipendente dell'associazione. La diffusione e la tutela dei valori, dei mestieri, delle culture, delle politiche, sempre in un'ottica di rispetto dell'individuo e di rispetto dei diritti fondamentali. Anche solo scorrendo l'elenco del Comitato d'Onore si nota immediatamente come componenti sono rappresentanti ai più alti livelli di competenza e di impegno civile, come pure l'elenco dei premiati ai quali è stata conferita negli anni la curva della civiltà. Io però non prendo altro tempo e lascio subito spazio alla riflessione su politica e comunicazione oggi, tema di grandissima attualità, soprattutto in questo momento storico, in questo momento particolare di emergenza e con questi concetti così strettamente interdipendenti che si influenzano reciprocamente. Lascio quindi la parola al professore Francesco Giorgino e poi successivamente alla prevista consegna degli ambiti. Grazie e buona presentazione.